Io vorrei ringraziare il Consiglio Comunale per l'impegno con cui ha affrontato questa discussione importante. Naturalmente noi abbiamo considerato un atto dovuto questo passaggio, al di là delle competenze della Giunta in ordine all'approvazione del piano di recupero. E voglio anche ringraziare l'assessore regionale, il direttore Comassini e i suoi collaboratori, il rettore, il professor Paci, tutti coloro che hanno partecipato, dando effettivamente l'idea di un clima e di una realtà di collaborazione stretta tra le istituzioni fondamentali della città e in particolare tra la nostra città e la regione. Io parto proprio da qui perché noi oggi mettiamo le premesse di un atto che è in controtendenza, in netta controtendenza. Intanto diciamo, prendiamo una decisione che mette in moto un'operazione che ha una valenza nazionale, niente di meno di questo. Non credo ci siano operazioni di arricchimento dell'offerta di strutture di assistenza sanitaria e di ricerca così qualificate anche in senso di dimensioni che superino questa previsione in questo momento. La regione investe, conferma una scelta in tempi molto difficili e io credo che si debba dare atto al Presidente Rossi e alla Giunta regionale del coraggio di fare una scelta che espone la Regione poi a un problema di incoerenza che non è possibile considerare scontato in partenza. Non era scontata questa decisione, vorrei dire. E noi abbiamo fatto lo stesso giorno in cui si fece la prima posa, la posa della prima pietra per Ikea, dopo una riunione con il Presidente Rossi, con la partecipazione del Presidente Rossi qui a Pisa, in cui lui ha dato il là anche alla procedura di gara d'appalto, a questa congiunzione stretta tra l'investimento sul vecchio e il recupero, sul nuovo e il recupero delle vecchie strutture. E vorrei dire che questa scelta si aggiunge a quelle fatte per altre rilevantissime operazioni a beneficio della città e della Toscana. I finanziamenti di recupero urbano di rilancio turistico del PIUS o i finanziamenti molto importanti che riguardano l'aeroporto, in particolare anche qui il finanziamento europeo per fare il people mover. Non per caso in tutte queste occasioni la città, nelle sue diverse espressioni, anche in Consiglio Comunale, non solo in Consiglio Comunale, ha preso orientamenti molto largamente positivi, vorrei dire piano per gli schieramenti politici positivi anche ben oltre la maggioranza che sostiene il governo della città che io anche in persona. E oggi è un altro caso tra questi. Io considero l'orientamento che emerge da questa discussione un orientamento importante che dà una spinta alla città. Ricordo che nell'accordo di programma che prevede il completamento del nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello vi è anche previsto uno stanziamento per la viabilità a nord-est della città. Questo mandato è stato protagonista anche della scelta che si è fatta, la scelta urbanistica che non c'era, c'era un'idea, ora c'è una scelta urbanistica, ci sarà una progettazione esecutiva. La Regione ha già uno stanziamento che non è sufficiente, ma è una parte importante da cui si deve iniziare
per compiere un disegno insieme. E lo stesso è importante dire qui della gara fatta da Pisamo su indicazione del comune, della giunta, per la tranvia o la busvia in sede protetta, quello che sarà, che dovrebbe congiungere la centro storico, la stazione centrale, all'ospedale di Cittadinello, con un sistema di mobilità pubblica più potente, efficiente, efficace di quello che abbiamo oggi, che è rappresentato dalle LAM, che pure fanno un bel servizio. E questa possibilità è rafforzata dal progetto Sesta Porta e dal People Move, cioè c'è un disegno che poi ha una convergenza laddove noi programmiamo la realizzazione del nuovo ospedale. È un disegno di città che si compie, come dirò, ed è un disegno di integrazioni, perché c'è un'integrazione positiva tra azienda ospedaliera universitaria e università, fatta in termini di investimenti concreti e della regione insieme all'azienda, e una integrazione positiva tra azienda, università e città, perché la scelta di legare così strettamente in un'unica gara, sostanzialmente, come avete capito, intervento sul nuovo e recupero del vecchio, è una scelta che ci dà delle rassicurazioni. Noi vogliamo che non vi sia nel percorso nessuna disgiunzione, ma semmai un sempre ulteriore avvicinamento. È ovvio che questo si troverà sul mercato, ci saranno operatori, speriamo, interessati ad un'operazione così consistente, così importante. L'interesse pubblico e questa congiunzione è evidentissimo. Per la città in particolare c'è un interesse in più, cioè non vedere su un binario separato e a velocità assai differente l'operazione del recupero di un comparto così importante, così delicato, così significativo della nostra città. L'altro fatto in controtendenza è che noi chiudiamo questa operazione entro il mandato, ed è uno dei grandi atti di programmazione che non dipendeva solo dal comune. Ve ne sono altri purtroppo che non si chiuderanno forse entro il mandato. Si chiamano progetto caserme, che dipende dal Ministero della Difesa e dall'Agenzia del Demanio. Si chiamano museo delle antiche navi, che dipende dal Ministero dei Beni Culturali. Io vorrei dire che dalla regione in giù, al comune, alle istituzioni cittadine, in questo caso azienda ospedaliera universitaria e università, noi in questo mandato il nostro dovere l'abbiamo fatto appieno, non c'è una grande operazione che si sia fermata. Le grandi operazioni che hanno rallentato perché non abbiamo trovato interlocuzioni capaci di mandarle avanti. Uno potrà dire, beh, insomma, nella crisi durissima che abbiamo vissuto in questi 4 anni, dal 2008 ad oggi, quasi 5 ormai, no? Poco male, perché questo rallentamento è stato anche un rallentamento dell'economia. Io fino all'ultimo giorno mi batterò perché gli impegni siano mantenuti, perché se si arrivasse entro, non so quando ora, entro l'elezione, diciamo, ad avere comunque la modifica dell'accordo di programma che abbiamo chiesto per le caserme, per il progetto caserme, che può rendere il progetto effettivamente presentabile, diciamo, ad una gara, a un meccanismo competitivo, io credo che avremmo fatto soltanto ciò che è nell'interesse della città. Lo stesso se avessimo un impegno una buona volta definitivo, serio, sul museo delle antiche navi. Ma dobbiamo dire in questo caso che la regione il suo l'ha fatto, entro il mandato chiudiamo questa operazione così importante. Credo che il comune crei le migliori condizioni, qui non aggiungo nulla a quello che è stato detto, dico soltanto che la qualità dell'intervento di recupero è di per sé un valore,
Noi abbiamo discusso con l'azienda ospedaliera e con l'università in questi termini. E quindi c'è una coerenza anche rispetto all'ordine del giorno che verrà presentato, rispetto al percorso che abbiamo fatto, perché abbiamo cercato di tener fermo questo punto essenziale. E anch'io devo ringraziare la sovrintendenza perché ha fatto un lavoro concreto perché questo elemento si mantenesse, mantenendo insieme la possibilità di rendere appetibile un intervento così consistente anche dal punto di vista quantitativo. L'attenzione alla qualità non riguarda soltanto il comparto da recuperare, riguarda, come si è sentito, anche il nuovo ospedale. Io vorrei dire che la prima qualità che dobbiamo chiedere a chi dirige il nostro ospedale, alla Regione Toscana, è la qualità assistenziale, la qualità della ricerca, la qualità dell'innovazione anche strutturale del complesso ospedaliero. La disponibilità a portare a Pisa grandi competenze, una grande apertura, non una chiusura né corporativa né accademica, né nessuna chiusura, perché questa sarà la differenza che conterà di più, perché dentro quelle mura ci lavorano le persone e la forza che noi abbiamo, che ci porta a questo intervento, è la forza che abbiamo costruito nel tempo con queste competenze, con le alte specialità e anche con le grandi personalità che hanno fatto la differenza. Ecco, mi piace qui in questo momento ricordare una persona che non c'è più, che abbiamo purtroppo salutato qualche settimana fa, come il professor Aldo Pinchera, no? Che può essere d'esempio per dire di altri che hanno spinto l'azienda ospedaliera insieme a, diciamo, a tutti gli operatori, a tanti lavoratori e lavoratrici, al punto da farci poter rivendicare e ottenere il risultato che oggi salutiamo. E poi le questioni più interne al progetto: la mobilità, l'energia, i servizi per chi ci lavora, l'integrazione col quartiere. Mi sembra che abbiamo ascoltato alcuni elementi di attenzione importanti. Su questi noi manterremo un'attenzione che appartiene proprio alla città. E vorrei ricordare lo sforzo che abbiamo fatto, e ringraziare anche in questo caso l'assessore Cervi e gli altri che hanno lavorato con lui, i tecnici e non solo quelli del comune, per la collaborazione, quando abbiamo fatto l'accelerazione per dotare l'ospedale che c'è oggi dei parcheggi che oggi sono in opera e che hanno consentito di evitare una incombente crisi di rapporto tra ospedale e città. Oggi noi possiamo superare quella fase, guardare a quella fase con migliore prospettiva, perché abbiamo un progetto organico e nel progetto organico noi faremo molta attenzione a questi aspetti. Il recupero dell'area Santa Chiara è una straordinaria occasione di riequilibrio della città, non lo dimentichiamo mai. Ecco, qui faccio un richiamo proprio di, sarà perché io e qualcun altro qui dentro abbiamo anche vissuto esperienze precedenti, no? Le esperienze contano, non, dal niente non viene niente. Ma facciamoci una domanda: perché è stata fissata la previsione del trasferimento? Perché uno poteva anche pensare di realizzare nel Santa Chiara, facendo un po' di acrobazie, diciamo, percorsi rocamboleschi con l'impiantistica, con quello che possiamo immaginare, no? E rinnovare tutto nel Santa Chiara e mantenere lì, no? A un certo punto la città ha fatto una scelta radicale di spostamento e di dismissione dell'area storica del Santa Chiara. Allora, se noi spesso lamentiamo un centro storico, come si dice, invaso, soprattutto nella parte nord, dall'università,
se questa è diventata una sorta di mantra autocritico, no? Quelli che dicono ma si doveva negli anni 70, si doveva fare il campus, si doveva fare un'altra scelta, così via. Io non so, diciamo, noi oggi dobbiamo fare i conti con una realtà consolidata e non ci possiamo permettere di perdere la presa con la città, no? Quindi dobbiamo fare i conti con questa città e con questo insediamento di servizi di carattere pubblico nel centro della città. L'abbiamo lamentato perché abbiamo detto si sono persi i residenti, si è persa qualità, c'è il problema della mobilità. Allora, io credo che noi abbiamo due risposte che possiamo dare. Una, in qualche caso sarà data anche da dismissioni necessarie, no? Perché il piano dell'università, poi ci sarà un momento in cui li discuteremo, spero anche in modo disteso, prevede delle dismissioni e prevede un'organizzazione per poli universitari, quindi per sistemi che abbiano una loro coerenza anche se sono dentro il centro storico o vicini al centro storico. Quindi una razionalizzazione e valorizzazione di patrimonio che è esubera, diciamo, e una migliore organizzazione. E poi una offerta di carattere residenziale nuova. Ecco, io da questo punto di vista non debba esserci da parte nostra paura a dire questo. Offerta residenziale nuova che riequilibri con i servizi di quartiere che convengono in quella dimensione, con qualche spazio pubblico, certo, se ci saranno le risorse, io lo voto l'ordine del giorno, no? Lo voto con convinzione, ma noi realizziamo, diceva il consigliere Zappacosta intervenendo, realizziamo a Cisanello un enorme spazio pubblico. E la città ha tanti spazi pubblici, già tanti spazi pubblici, anche quelli che aggiungiamo ultimamente, no? Per esempio con il Pius, quelli che recuperiamo con il Pius, o nel patto di comunità per lo sviluppo, asili, o con la variante pubblica che abbiamo approvato qualche giorno fa, scuole, no? Noi abbiamo arricchito e non impoverito e abbiamo delle esigenze di razionalizzazione, no? Quindi noi dobbiamo saperci mantenere gli spazi pubblici, e questo significa avere ogni istituzione pubblica un bilancio che lo consenta, perché altrimenti si fanno discorsi, poi andiamo in crisi come sono in crisi alcune città, anche importanti, anche sono in crisi finanziarie, anche città importanti che hanno fatto uno sviluppo urbano di grande qualità, penso a Torino, no? O città più piccole, che non sto a dire, più vicine. Quindi Torino per noi è un elemento alto di comparazione, però noi vogliamo fare come Torino avendo un bilancio senza quel debito e quindi dando prospettiva a quello che abbiamo, anche perché nessun santo ci aiuterà, noi ci aiutiamo con le forze che abbiamo e con la progettualità che abbiamo. Quindi diciamo razionalizziamo, io metto dentro la razionalizzazione anche Sesta Porta, lo dico a Bini, Sesta Porta diciamo, è una previsione del precedente mandato, perché lo spostamento dei servi lì è deciso allora, altrimenti non avrebbe avuto ragione per essere quel progetto, non è tutto, no? Ci sono altre funzioni, ma viene deciso allora. Oppure anche le previsioni che si fanno sul o Sepio Comune, essendo Sepio nostra, è la stessa cosa, perché se uno scaricasse sulle aziende in house, cioè di nostra totale proprietà, o pressoché totale proprietà, gli oneri sarebbe uguale che averli noi, al di là dei problemi che ci sono, ma sono. Oppure nel documento c'è scritto anche residenze studentesche, eccetera, ben vengano altri finanziamenti, noi e diciamo soprattutto ora abbiamo una pianificazione che riguarda il riuso di strutture, no? Stiamo
tentando di creare le condizioni perché si riprenda la struttura, al di là della vicenda Fraticelli, la struttura della Paradisa, no? Inail. Quindi io credo che questo, quindi noi se aggiungiamo anche il progetto caserme, abbiamo in prospettiva una offerta che soprattutto è residenziale, indubbiamente è residenziale, è nelle previsioni urbanistiche, è un'offerta importante. Poi c'è un problema di permeabilità se si guarda al progetto del vecchio Santa Chiara, il piano di recupero proprio, che mi pare sia stato affrontato bene con rigore nell'ordine del giorno, e c'è una risposta alla necessità di spazi per ampliare l'accoglienza dei turisti. Io la voglio dire così, perché poi dentro ci può stare anche l'insediamento delle attività commerciali che oggi sono nella piazza dei Miracoli, ma quando ci si è pensato e quando abbiamo dato una certa accelerazione e abbiamo fissato una certa previsione, non c'erano le criticità che abbiamo incontrato strada facendo. È stata una previsione tutta nostra. E l'ispirazione, certamente avevamo in testa anche quel problema, perché diciamo non era da considerare facilmente realistica la previsione o temporizzabile con qualche esattezza la previsione di Vecchio Serra, no? Per uno spostamento definitivo, uno spostamento molto più distante di quello che sarebbe provvisorio temporaneo di cui si discute oggi per via Pietrasantina, voglio dire tra parentesi, no? Molto molto distante. Ma quindi noi ci siamo fatti carico allora, ma dentro un'idea d'insieme, cioè c'è un'occasione per dare respiro all'accoglienza. Perché uno dei problemi dell'accoglienza per Piazza dei Miracoli è la costrizione di spazi risicati, confinati da una viabilità importante che non si può spostare, e quindi questa era la ragione. Dentro a questa ragione c'è quella previsione, e io credo sia importante averla confermata con chiarezza, così come è importante dare spazio a ricettività, perché può essere un'offerta aggiuntiva di una certa, insomma, appetibilità in quel contesto. Prendo la suggestione che ha dato Petrucci sull'offerta confessuale, poi ne parleremo più avanti, ci confronteremo, suggestione importante, ma non è possibile prevederla per le esigenze che avremmo e abbiamo, a cui dare risposta, di una certa ricettività congressuale che sia davvero innovativa e non ripetitiva di quella, perché se si vuole fare, no, una scelta di prospettiva per la città, non bisogna costringere quella scelta, ammesso anche che fosse possibile, diciamo che ci fossero norme diverse da quelle che andiamo a approvare, una scelta costretta in spazi che non consentono a questa di essere davvero competitiva su scenari globali. Però la suggestione è importante. Allora, concludo su questo, su un punto essenziale, perché è stato detto, vabbè, ma noi mettiamo sul mercato un'offerta importante, c'è il rischio che questa offerta poi non incontri una domanda. Allora io dico che c'è un'altra condizione di contesto urbanistico che deve interessarci e deve interessare anche la regione. Lo dico perché discuteremo presto del piano strutturale della Pisana, e lo dico a forze politiche che hanno una dimensione, come dire, non solo civica, ecco. Ci sono forze civiche e forze meno civiche. Santa Chiara e Caserme e anche altro che la città può offrire
sono condizionabili in negativo in un contesto che resti squilibrato a sfavore della città. Io dico questo, perché la città invece può crescere per recupero e riuso, direi esclusivamente per recupero e riuso, perché ha queste occasioni irripetibili. E questo è il tipo di crescita immaginato dall'urbanistica migliore che si è cimentata con il futuro della città. Quella che io credo abbiamo prodotto anche in questi anni, negli ultimi mandati amministrativi, e quella anche immaginata dal professor Astengo quando pensò alcune idee forza di un piano regolatore che poi non decollò in quel momento per tante vicende che non sto a dire. Io credo che puntare sulla città sia importante per tutto il territorio e per la Toscana. Puntare sulla città e sugli spazi pregiati che può mettere a disposizione. Guardate che puntare sul potenziamento dell'ospedale con i suoi ricambi generazionali, quindi un ricambio di personale, una fluidità, una mobilità di persone, significa far crescere la domanda abitativa, è un esempio, no? E noi dobbiamo dare un'offerta a questa domanda. Certo, dobbiamo calmierare i prezzi, creare buone occasioni, se ci fossero occasioni anche di edilizia sociale, di edilizia, abbiamo dato prova di crearne, abbiamo 60 milioni di progetti in campo, quindi se avremo altri progetti e ci sarà un'attenzione della regione, qualcosa si può fare anche lì, non sarà il più, ma qualcosa si può fare. E poi fare marketing della città. Pisa, città dove si vive bene e dove si può venire a vivere. È ovvio che questo presuppone che ci sia maggiore calma di chi ha sviluppato molto di più di Pisa. Quando discuteremo nel piano strutturale vedremo che ci sono comuni anche vicini che hanno sviluppato molto molto di più di Pisa. Bisogna scegliere, perché tenere tutto insieme non si potrà. E Pisa propone una scelta di qualità, non una scelta qualsiasi. Io credo che proponga la scelta di una città europea che ha una sua centralità di fatto nell'area pisana naturalmente e per i servizi che dà nell'area costiera e nella Toscana, con operazioni di livello, di carattere nazionale, di qualità nazionale, e con il ritorno di una città europea nelle nostre dimensioni da città europea. Io credo che per questo oggi facciamo un passo in avanti se domani, presto, saremo coerenti. Se saremo coerenti, io credo che noi davvero realizziamo la città europea di domani. Questo è un momento importante per noi che lo viviamo, ma siamo privilegiati, io credo, nel viverlo, e anche la città dei nostri figli, si è detto senza retorica, perché noi creiamo una prospettiva che va ben oltre quello che facciamo noi e che potremo vedere noi.